Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo è lo stadio della capitale. La dimora perfetta per un club importante come la Roma. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Davanti alla difesa occuperà una bella fetta di terreno Patrick Vieira. È un giocatore pazzesco, Luca, secondo me. Abbina una forza fisica dirompente e un'ottima tecnica. Il tutto racchiuso in un corpo scolpito in 1,90 m. E poi sa essere decisivo. Non segna tanto, ma quando lo fa riesce a scegliere sempre l'occasione migliore. Nakata riesce a rubargli il pallone. Rashford alza la palla in profondità verso un compagno. Rashford raccoglie un passaggio dalla retroguardia. Nakata con il cross. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Lampard!
tenta di allontanare il pallone. Alejandro Gomez recupera un buon pallone, manco fosse un difensore. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Pallone filtrante a superare la difesa. Alejandro Gomez prova con la palla lunga. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Errore che potrebbe metterli nei guai. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. La toglie dalla porta. Grande parata dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Prova a tirare. E sfortunati qui, va fuori di un soffio. Vedo in campo molti passaggi corti e inserimenti negli spazi, Luca. Sì, preferiscono che sia la palla a correre e non gli uomini. Un calcio di precisione, con triangolazioni continue. Meno fisico forse, però può essere molto efficace. La gioca in aria. Allontana la minaccia. Rashford! E c'è il gol della Roma! Prima rete per la Roma! Era difficile fare meglio, un tiro perfetto! Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Punteggio di 1-0 alla porta. Da Rashford! Nakata, di forza. Lampard, Rashford, c'è la palla lunga in avanti, occasione per Vardy, si avvicina alla porta, Vardy, la sfera entra in porta, sono di nuovo in parità. Che sensibilità di piede, ha scavalcato il portiere con un tocco morbido, veramente un gran gol. Si ricomincia da una situazione di parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Virgil van Dijk. Può tentare la conclusione. Conclusione sul fondo. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Vieira, Bruno Fernandes, sicuri in fase di palleggio. Parata di Fabianski. Va di testa. Che salvataggio da parte del portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Lampard. Ora Del Piero. Del Piero. È davvero una bella serie di passaggi questa. Alisson recupera un pallone importante. La mette in profondità per il compagno. Lungo passaggio in avanti. Lampard. Bruno Fernandes. Nakata prova a prolungare. Cristiano Ronaldo. Che gol! Spettacolo! Che gol! Che classe! La sua conclusione fantastica ha fatto schizzare in piedi tutti i tifosi. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador.
La mette dentro. Rashford! Conclusione davvero molto angolata. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un peccato. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Il Venezia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio... Bardi! Questo errore potrebbe essergli fatale. Effetto al cross. Cross a centro. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Nakata. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Scatta verso il pallone. Colpisce. Grande questa parata. Deve buttare dentro un cross. La mette in mezzo. Lampard. Può segnare da lì. Del Piero. Ecco un'occasione di contropiede. Non impensierisce la difesa. Cristiano Ronaldo. Mamma mia che intensità. Stanno pressando come bestie tutto campo. Sì. È questo che fanno le squadre che hanno una mentalità dominante. Vedi quanto sono bravi. Pressione sul portatore di palla. Accorciano bene sugli appoggi. A quel punto il pressing è perfetto. Difficilissimo gestire il palla. Splendida l'azione del portiere! È proprio questo che devono fare. Devono insistere. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Proprio così. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Parata di Fabianski. Prova a tagliare sul secondo palo. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Alejandro Gomez. Il suo pallone è morbido. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a passare con un pallone profondo. Qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. La gioca sulla destra. Guai. La Roma al calcio di punizione. L'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. L'arbitro l'ha avvisato, ora non può più permettersi di fare falli azzardati se non vuole beccarsi un cartellino. Deve fare molta, molta attenzione. Prova il cross. Messo fuori dalla difesa. Qui può partire il contropiede. E passa Alejandro Gomez. Attenzione! La mette... Ecco. Alisson dice di no. Ha messo alla prova il portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. La mette sulla sinistra. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Rijkaard. C'è la palla filtrante. Vardy!
Beh, questa idea del cucchiaio non è granché. Ha cercato di sfruttare l'elemento sorpresa, ma non ha colpito bene il pallone. Mette la palla dentro. Cercano l'azione veloce. Si libera la grande. Una difesa ruvida, ma talvolta è necessaria. Scodella in avanti. La gara entra negli ultimi 5 minuti. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Riceve in aria. Vardy! Insacca le spalle del portiere. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Ha vinto la sfida depositando il pallone in rete senza nessuna difficoltà. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. E colpisce la traversa. Del Piero. Vieira. Nakata. Arriva il fischio dell'arbitro e con questo equilibrio si deve per forza andare ai tempi supplementari. Le due squadre si sono annullate a vicenda. Si può dire che nessuno abbia fatto abbastanza per portarsi a casa la vittoria. Arbitro che fischia anche la fine del secondo tempo. Il punteggio rimane in parità. Adesso ci sarà un'altra mezz'ora da vivere, una mezz'ora emozionante con i supplementari. E comincia il primo tempo supplementare. Siamo allo stallo assoluto. Parità perfetta tra le due squadre. Vedremo chi avrà la meglio. Il Venezia ha acciuffato il pareggio nei 90 minuti regolamentari quando tutto sembrava ormai perduto. E questo potrebbe persino rivelarsi un vantaggio, almeno a livello psicologico. Bruno Fernandes. Lampard. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Fabianski. Willock. Rijkaard. Allarga il gioco a destra. Nello spazio per Del Piero. Cross in arrivo. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Se ne va, palla dentro di Yeon-min Son. Passaggio intercettato. Nedved, di forza. Nakata, oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Cerca il traversone. Willock. Nakata. Willock.
e conquista la palla. Vieira, palla filtrante per Salah. Arriva il fischio dell'arbitro, finito il primo tempo supplementare. A questo punto una giocata o un errore orienterebbero il match in un senso o nell'altro. La tensione è altissima. Vediamo se basteranno questi 15 minuti finali o se si andrà ai calci di rigore. Ci stiamo addentrando nell'atto finale di una gara a dir poco entusiasmante. E non ci arriva nessuno. Non riesce a raggiungere il pallone. Nakata. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Lampard. Son Heung-min prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Rimane il portiere da battere. Van Basten. Sì, è entrata! Un vero gioiello! Difficile fare meglio! Un gol bellissimo, bellissimo, di gran classe. Sembrava danzare sul pallone, ha messo la difesa fuori causa e segnato un gran gol. Sono in vantaggio di un gol. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Si fa largo con grande determinazione. Il Venezia aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Gioca con un pallone lungo. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Maguire non è più in campo e ora i suoi compagni dovranno farcela senza di lui. E questa è certamente una buona opportunità. Del Piero. Un gol incredibile, pazzesco, straordinario. Ma come ha fatto? E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario. A questo punto il gol è una vera mazzata per gli avversari. Una traiettoria strepitosa. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esatta. Cristiano Ronaldo! Grande occasione, ma palla. Errore qui, pallone sprecato. Nakata, la gioca corta. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. E hanno dimostrato veramente grande caparbietà oggi, rimanendo concentrati nel momento più difficile e portandosi a casa la gara. Che rimonta, Luca? Cosa ne pensi? Vincere una partita in rimonta è importantissimo. Al di là delle qualità tecniche messe in campo oggi, la squadra dimostra così anche grande forza dal punto di vista...